John Bourne, ragazzi, John Bourne, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in quella che è, sarà e è stata la live reaction di Atalanta-Roma. Stiamo per iniziare e come sempre dico, perché ovviamente ormai con la Roma è sempre prassi, mi sto cagando sotto. Ma la domanda che vi faccio è: anche quest'anno faremo uno sfogo? Ho paura di sì. Detto questo, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Dai ragazzi, siamo a 500.000 di iscritti, sono fomentato come le merde. Lasciate tantissimi mi piace se volete un'altra live reaction. Oggi ragazzi a Bergamo. No, no, stavo dicendo si deve vincere, ma non è vero. No, scusate, amici dell'Atalanta, va bene anche un pareggio. Però da romanista, se vincessi sarebbe bello. Mi piacerebbe di... Amo, pronostico, però non c'è nessuno oggi alla mia sinistra. E quindi, Simo, pronostico. Mamma mia, Atalanta 4, Roma 1, ragazzi. Non so perché mi sento questo risultato di merda. Io non vuol dire che io non creda nella mia Roma, però ho paura che finisca 4-1 per l'Atalanta. E quindi vediamola, Iniziata. Raga, vi prego, per una volta, facciamo sto miracolo. Portiamo punti a casa contro l'Atalanta. Lo so che è un miracolo, lo so che è difficile, ma facciamolo per una volta. Vai Abram! Sì! Siamo avanti dopo 57 secondi! Abram, siamo avanti dopo 57 secondi! È morto, non lo so che ha fatto, l'hanno picchiato! Sto malissimo! Ah, non hai nominato 14 Borghi, perché nomini il VAR? Non nominare... Madonna, bello, colpo di tacco, 1-2! E qual era il problema? Non capisco qual era il problema... Chi ha toccato? Nessuno, ha fatto cosa solo! Oh, che cazzo voleva? Scusa, fallo dove? Ha toccato quello? Ha toccato Gem City? Ma non c'era niente, a Gem City, a rialzate in piedi, a Gem City! E andiamo 1-0. Cioè, raga, 57 secondi. Che bello. Vai Nico, guarda Bram Nico, fai qualcosa Nico, svegliati. Punizione, meno male. Mamma mia, raga, dai Nico, lì raga, lì o tiri o scarichi, non puoi tenerla tra i piedi, perché se l'arbitro non ti fischia quella punizione e l'Atalanta riparte, siamo tutti in avanti su contropiede. O tiri o scarichi. Comunque fallo netto, cioè non so veramente Toide che cazzo si lamenta. Io veramente, raga, vedo sti giocatori lamentarsi. Io vi dico la verità, nel senso, se non ci fosse vi direi non c'è. Però non so, di la Toide carica il destro, Toide mette la gamba. Veron, chi cazzo era, mette la gamba, non lo so, mi sa Toloi. Lo prende in pieno, cascano. Bebè, Madonna che ansia, madonna. Punizione. Ma poi l'Atalanta è forte, ragazzi. L'Atalanta è la squadra più difficile da affrontare. A parte lo era anche quando si avevano Morris carrozzieri per noi. Però è difficile l'Atalanta, è difficile da affrontare. Punizione altissima. Nico, ti dai una calmata? Hai preso già un giallo dopo 5 minuti, hai fatto un altro fallo. Se ti buttano fuori e ci lasci in 10, io ti giuro che ti appendo per le palle. Vai Nico. Cazzarola sulla corsa in avanti. Fuori gioco, vabbè, dai. Madonna, comunque che sofferenza. Via, mamma mia. Occhio, raga, dietro, ripartiamo subito. Questo è Abram. Che cazzo fa Abram sulla fascia da terzino? Vabbè, va bene uguale, dai. Oh, ma Deron, hai rotto il cazzo però. Hai rotto il cazzo. Si gioca con i piedi, non con le mani. E santo cielo, le mani in faccia. Mamma mia, oh. Poi Mkhitaryan è qui come se gli avessero messo le dita dentro agli occhi. In realtà no, in realtà non gli hanno mai messo dentro agli occhi. Però la mano in faccia c'era, cioè non è che ti posso fermare e buttarti per terra con le mani in faccia. Poi tutto il... Oddio, che dolore! Quello lì non esiste, sinceramente. Occhio! Madonna, che ci stavano a fare! Mali mortacci dei Gem City! Mali mortacci! O tira gira ha fatto, completamente a caso, da fermo! Per noi c'è amici centrali, che zappe! Occhio, via sta palla! Madonna mia, che paura, mi ha preso pure il singhiozzo! Dicono che avevi paure, fanno fa passare senza me, ma ci è avvenuto! Via sta palla, occhio dentro! Esci lui. Ah no, la palla era da dietro. Cosa è successo? Perché protestano tutti? Che è successo? Tanto Karsdorp è morto, c'è una faccia rossa. Che è successo? Si è presa solo tutti in faccia. C'è un cazzo, ha preso la palla in faccia uno. Poi Abram e poi Karsdorp. Successo niente, si sono solo sfornati la faccia tutti quanti. Madonna, mi sono cagato sotto. Check impossible penalty. Handball. Non so perché, sinceramente. No, infatti c'è un cazzo.
Se pezzi mi sono dato. Via! Oh, raga, la smettiamo di stare in area di rigore nostra? Mo' adesso stanno attaccando loro. Cioè, è normale perché siamo sotto, però svegliamosi. No, tanto Zapata e Smalling sei gonfio, no? Bene, immaginavo. Tanto sono partiti così, siamo partiti così, ragazzi, a bomba oggi. Vai, 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 servilo! Servilo, quanto cazzo ci stai mettendo! Nicolò Zaniolo! Nicolò Zaniolo! Nicolò Zaniolo! 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 E andiamo! E andiamo 2-0 Roma! 2-0 Roma! Mamma mia! Mi sento malissimo! Che bello, ragazzi! Che bello! Che bello! Che bello! Che mua, che bello! Occhio dentro! Bravo! Bravo Rui Patricio! Bravo Rui Patricio! Bravo, bravo! Sì, sì! Ecco, raga, entra Muriel! Ma lo sapevo! Ma lo sapevo che avrebbe messo dentro Muriel! Passata mezz'ora dentro Muriel, oh, clamoroso! Vai, 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 vai! Che è 2 contro 2! Che palla corta! Vai, Abraham! Cazzo, peccato! Madonna, loro come uno sciame! Come uno sciame! Via, via quella palla! Non facciamoli giocare dentro la nostra area! Meno male! No, 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 no! Attenti, bravi! Offensiva! Veramente prezioso. Non ci posso credere. Che bucio di culo. L'Atalanta, ragazzi, non è solo forte. C'ha pure un culo grosso così. C'ha pure un culo grosso così. Ma di che parliamo? Ma che culo, ma che culo. Noi, raga, io non ci posso fare nulla. Cioè, quando è così, ma che gli vuoi dire? Abbiamo fatto un primo tempo spaziale. Siamo sfigati come null'altro al mondo. Null'altro, null'altro. E l'Atalanta c'ha culo. Questa è la fortuna dell'Atalanta. Questa è la fortuna dell'Atalanta. Tira addosso, tira centrale, prende sulla spalla uno della Roma. Io non ho parole, io non ho parole. Fine primo tempo, siamo avanti 1-2. Però raga, ma che gol abbiamo preso? Io un gol così non l'ho mai preso, ve lo giuro. Ma mai capitato nella storia di piango così? Mai, mai capitato nella storia di prendere un gol del genere? Mai nella storia proprio, non l'ho mai preso. 25 anni, mai visto prendere un gol del genere. Pazzesco. Ci siamo, secondo tempo è entrato Malinowski al posto di Ilicic. Li mortacci. Occhio regà, angolo. No, no, mamma mia, regà, la palla che sfila e va dall'altra parte, l'hanno lisciata tutti, l'ho lisciata pure io, ce l'avevo messo pure io il piede lì. Calcio d'angolo, bravo Rui Patricio. Ma poi in realtà non sono occasioni grosse. È che mi cago sotto ogni volta che l'Atalanta si avvicina alla porta. Dai Nico, scarica lì. Un tiro, una pezzaccia bagnata. Sembravano i garzini mia sudati, oh. Raga, mi stanno girando i coglioni, perché adesso non ci stiamo capendo più niente. 8 minuti del secondo tempo, non abbiamo capito nulla. Non abbiamo capito nulla. Continuiamo a prendere la palla e buttarla. Abbiamo fatto il primo minuto buono e poi ci siamo rincoglioniti. Riprendiamo, ho ruttato. Riprendiamo per favore un attimo le redini invece di fare i colpi d'attacco. Comunque c'è una domanda, no raga, ma quanto farete che quello che viene chiamato a parlare, che gli dicono vai, e lui parla, si chiama Orazio a comando. Cioè veramente è bellissimo. Fallo in pallina. Trasciamo intanto. Angolo per l'Atalanta, l'abbiamo preso. Non ci posso credere, io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Cioè abbiamo preso. Cioè, ma non è possibile! Palla inattiva perfetta! Ma porca la puttana, oh! I gol da palla inattiva, quanto mi fanno incazzare i gol da palla inattiva! Quanto mi fanno incazzare i gol da palla inattiva! Tutti fermi, tutti fermi! No, non è possibile, non è possibile! Ci ha fatto ma poi... Con chi me la prendo? Lì con chi? Con Rui Patricio che doveva uscire. I gol da palla inattiva prendiamo noi. Porca la vacca. Sul 2-1, un'attenzione. Che è successo intanto? Fermi un attimo. Possible offside, mi sento male. Fermi tutti. Possible offside. Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Ma quando mai? Ma come? Ma com'è possibile? Ma che bello! Ma come fuori gioco? Va bene così, ma quando mai? Ma dov'era? Ma dov'era? Ma che culo, ma che culo! Palomino era in fuori gioco perché si fa sentire... Ma la tocca? Poi non lo so se la tocca. Però vabbè, comunque godo. Qui ci hanno ridato praticamente quello che ci avevano tolto il fato con il bucio di culo. Io ve lo dico chiaramente. Sì! 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 Smalling! 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 Chris Smalling! Chris Smalling! Chris Smalling!
cazzo, sono 2 anni che ti aspetto, sono 2 anni che ti aspetto. Che bello, che bello, Veretù papà, e tu, e tarara, che bello. E che bello Smalling come si inserisce bene. Ora speriamo che non c'è nessun fuorigioco, speriamo che non c'è nulla. Mo check e contro check e VAR e contro VAR e vaffanculo VAR. Che bello Smalling, quanto sei bello Smalling. Di tibia, di tibia, godo come un porcello, godo come un porcello, assegnato di tibia, Chris Smalling. Mamma mia, 3-1, che bello, è valido, check over, sì! è contro uno, ma che bello, l'ho detto al contrario, sto sognando, è 4-1, ma che bello. Ma che bello è 4-1! Che bello è 4-1! Che bello è 4-1! Che bello ragazzi! Che bello! Che bello è 4-1! Mamma mia! Poi bellissima palla lì! Di nuovo dietro! Bravissimo Ebram! Bravissimo! Ma che azione bellissima! Poi è 4-1! È 4-1! Che bello, non ci posso credere, a Bergamo! È un sogno, cazzo, è un sogno!